Una gara emozionantissima è stata quella anche vissuta a Lamezia per San Biase Scalea, vinta grazie poi ad un calcio di rigore siglato da Gallo, anche se il finale di partita onestamente non ci è piaciuto, no? Noi non sappiamo i fatti, sappiamo solo che c'è stato un battibecco. Non so da dove vogliamo cominciare, con Antonio Morelli, che è il direttore sportivo del San Biase. Buonasera. Buonasera Antonio, buonasera a tutti. Da dove vogliamo cominciare? Dimmelo tu, dai. Io un paio di domeniche fa ti dicevo che ancora non tutto era chiuso. Sì, e siete oggi decisamente siete lì in corsa per... serve questo ultimo sforzo in casa dell'isola Capo Rizzuto, che comunque mi pare che sia fuori dai giochi. Sì, mi pare che poi è l'ultimo ha perso l'isola, quindi sì. Diciamo che... potrebbe essere fuori dai giochi, ma vediamo. Questo non significa che non la debba giocare fino in fondo l'ultima gara, no? No, ma ci mancherebbe. Anche per una questione di orgoglio, ecco, presumo non sarà un'isola Capo Rizzuto remissiva. Non sarà una partita assolutamente facile, non sarà remissiva come giusto che sia. Noi abbiamo fatto il nostro campionato, ci abbiamo creduto dall'inizio, purtroppo un paio di infortuni con la fortuna ci hanno costretto a doverci giocare l'ultima giornata la possibilità di andare ai playoff oppure no. Considerato sempre che il Castroville deve andare a Sersale, speriamo che le motivazioni del Sersale, a cui vanno i miei più ampi complimenti perché hanno fatto veramente un bel campionato, quindi hanno vinto il campionato d'eccellenza meritatamente, però speriamo che le motivazioni domenica prossima non vengano a mancare, perché noi ci giochiamo una bella posta domenica prossima. Oggi le motivazioni le ha avuto in Mandarano, no? Contro l'ex di turno, in questo caso ha segnato il gol che ha aperto la gara. Voi siete stati un attimino a rincorrere proprio questi due gol di Mandarano, è arrivata la risposta di Diop e poi questi due gol di Gallo. Chiaramente la posta in palio era tanta, voi i playoff da un lato, lo Scalea quantomeno il secondo posto che è sfumato. Sì, è stata una partita tiratissima, anche se i loro due gol, Antonio, sono arrivati proprio nei momenti in cui noi stavamo attaccando. Diciamo che abbiamo preso due gol tra virgolette, lasciami passare un pochettino la frase, due gol un pochettino stupidi, non da San Biase, onestamente. Però li abbiamo presi, siamo stati costretti a rincorrere tutta la partita, ma ci abbiamo creduto, abbiamo fatto un bel gioco e siamo riusciti all'ultimo a portare via la partita. Al Cardiopalma poi è stata la partita di Cutro, perché ce lo davano come perdente per 1-0, invece poi abbiamo ribaltato. Ma è anche vero che il Cutro, che il Cittanovese è rimasto anche in 10 uomini, mi pare, perché è stato espulso Lombardo, che è un elemento importante, ecco. Sì, diciamo, noi ti dico, eravamo già entrati negli spogliatoi convinti che ormai la Cittanovese era 1-0, è arrivata dopo la notizia, io non sapevo nemmeno sì. Che alcune partite sono iniziate in... Ma voglio oggi, sì, è successo un po' di tutto questo oggi. Vincenzo! Beh sì, no, le motivazioni chiaramente, dice Morelli, ce l'hanno principalmente secondo me il Castrovillari, perché il Castrovillari ha in mano la regola dei 10 punti, quindi in questo momento voi siete sotto la regola dei 10 punti. Il Castrovillari ha solo un risultato per evitarla, che è quello di non perdere, e voi avete solo un risultato, che è quello di vincere. Sì, certo, ma ecco perché io dicevo che speriamo che la vincita del campionato raggiunta per il Sersale non venga a mancare qualche motivazione e che insomma ci lasciano aperti una chance per poter rientrare ai playoff. È logico che mi pare che il Castrovillari, qualsiasi risultato faccia, possa arrivi secondo. Correggimi, perché adesso non ho la... Sì, sì, è matematicamente secondo il Castrovillari, è chiaro. Però il problema qual è? Il problema è che se per il Castrovillari una vittoria significa non giocare un play-out, no? Certo. Un play-out, certo. Quindi va direttamente in finale. Quindi sì. Diciamo che il Castrovillari arriverà là con una motivazione, cioè pieno di motivazioni, mentre il Sersale forse già vincitore di campionato. Spero che non sia appagato, ecco, ma certo. Che continui con la striscia positiva. Vedremo. Allora, l'ultima battuta su quanto è accaduto dopo il triplice fischio: era alta la posta in palio, ho fatto un mix strano.
Come mai Scaramucci in mezzo al campo, chiamiamolo così, perché Stefania Scalfone insomma è rimasta perplessa, se le stanno dando, ha detto insomma. Ma guarda, l'ultimo è stata più scena che il resto, Vincenzo, sai, la posta in gioco era alta, sia per il Sambiase sia per lo Scalea, perché aveva comunque la possibilità magari di arrivare secondo, quindi gli animi arrivano a fine partita, dopo una partita così tirata, due volte in vantaggio, poi finisci per perdere la partita, gli animi un pochettino esasperati, allora magari anche un piccolo gesto può far un pochettino arrabbiare, può fare, però sono cose, sì, che diciamo sono successe in campo alla fine, proprio alla fine della partita, ma poi è rientrato tutto, ecco, questo è l'importante, è rientrato tutto quanto, ma anche perché guarda, noi abbiamo ovviamente, ti dico, un rapporto eccezionale con lo Scalea, quindi non poteva che finire così. Bene, direttore, ti saluto, grazie per l'intervento e alla prossima. Spero che ci risentiamo settimana prossima con buone notizie. Perché no? Ok, intanto rinnovo gli auguri al Sersale, a Renato Mancini, amico, certo. Un grosso in bocca al lupo per un altro anno.